Buonasera, dichiaro aperta la seduta consigliare del 29 novembre 2021 alle ore 19:17. Allora, cominciamo con l'appello. Tiberini. Presente. Di Lauro. Presente. Lallo. Presente. Carafa. Presente. De Petro. Presente. Di Giuseppe. Presente. Pietro Paolo. Presente. Di Marino. Presente. Candeloro. Presente. Massai. Presente. Giuliani. Presente. Ianieri. Presente. Bosco. Presente. Allora, come primo punto all'ordine del giorno abbiamo le comunicazioni da parte del sindaco. Ci sono le due del presidente, scusate mi si interrompo, volevo portare a conoscenza del consiglio e quindi comunicare l'intenzione da parte del gruppo di minoranza di presentare un'interrogazione urgente a risposta orale. Per discutere in seduta secondo quanto disposto sia dallo statuto all'articolo 28 che dal regolamento nei termini e nei tempi che mi consentirete di poter fare proprio. Sì, solo un minuto, io porto a conoscenza tutto il consiglio del regolamento riguardo alla richiesta del consigliere Giuliani e vi leggo l'articolo 26,4 secondo il quale i consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Io l'articolo 27,4, questo è il diritto di iniziativa. Sì. Allora, quando l'interrogazione ha carattere di urgenza può essere effettuata anche durante la adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Sì. Siccome questa sera non abbiamo interrogazioni diciamo, presentate nei tempi ordinari, e allora anche per prassi, perché nel regolamento del Consiglio, né tantomeno lo statuto, prevedono una conseguenzialità della trattazione degli argomenti. Per prassi, interrogazioni e mozioni, come anche le interpellanze, sono sempre state trattate all'inizio della seduta. Ecco, io volevo invece continuare che, secondo l'articolo 50, l'articolo 50, il comma 7, alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro 5 minuti. Alla replica del consigliere può seguire a chiusura un breve intervento del sindaco oppure dell'assessore appositamente delegato in materia. Prego. Vi ringrazio, ovviamente l'interrogazione che presento e a nome anche degli altri consiglieri di minoranza della lista rinnovamenti e parte sul tema dell'omnicomprensivo. Si tratta di un tema che vorremmo comunque declinare un'accezione conoscitiva e non assolutamente né inquisitoria né indagativa. Io posso sia leggere ovviamente i passi che caratterizzano l'interrogazione, altrimenti potrei in qualche modo sintetizzare, visto che comunque è stato un tema fortemente dibattuto e anche se vogliamo ben definito, ultima, cioè non ultima sequenza di definizione proprio ieri sera in un intervento un po' più diciamo, attualizzato perché è stato fatto tramite il canale social, ma proprio in virtù del fatto che è un tema sia fortemente dibattuto che sta anche agitando un po' gli umori senza che forse ce ne siano le dovute ragioni, riteniamo opportuno che venga discusso anche in sede istituzionale. Quindi il nostro intento è quello di capire di cosa si sta parlando in termini di decisioni, in termini di tempi, con che termini, quale sia l'iter che possa comunque portare alla definizione eventuale di un omnicomprensivo qui a Casoli, quali potrebbero essere i tempi, su che dati si basa un'eventuale scelta di questo genere. Quindi sarebbe per noi opportuno avere contezza e chiarezza rispetto alla ricostruzione di una vicenda che credo
debba essere trattata proprio in sede istituzionale, perché è una tematica che interessa un po' tutti. Quindi se volete posso leggerla o possiamo, noi ci riteniamo comunque di poter assolutamente attenzionare quanto ci verrà detto. L'interrogazione è rivolta al sindaco sia come primo cittadino di Casoli sia come referente in provincia con la legge di istruzione. Io la consegno, le consegno una copia al sindaco con la statuto e una copia alla segretaria appunto. Sì. Posso rispondere immediatamente, non c'è bisogno, perché come dicevamo va bene, allora forse è meglio leggere. Interrogazione a carattere urgente a risposta orale secondo le previsioni di cui trattasi nell'articolo 28,2 dello statuto comunale, nell'articolo 27,4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sull'ipotesi di realizzare un istituto omnicomprensivo per la comunità scolastica di Casoli. Pregiato sindaco Massimo Tiberini, nel constatare come il tema, fortemente dibattuto sul tavolo di diverso grado e tenore del dimensionamento scolastico che sembra dovesse attuare per alcuni istituti scolastici siti nella provincia di Chieti, stia scuotendo umori, alimentando dissapori e contaminando saperi di una comunità che vive con orgogliosa partecipazione gli accadimenti che segnano le tappe evolutive del contesto educativo e formativo del proprio circuito scolastico, la sottoscritta Sabrina Giuliani, consigliere comunale di minoranza, in nome e per conto anche degli altri consiglieri di minoranza della lista di Innovamento, Giovanni Vassari, Alessio Ianera, Alessandra Bosco, interrogo a norma regolamentare statutaria per conoscere e far conoscere. A quale profilo istituzionale è ascrivibile l'iniziativa volta a formalizzare l'eventuale dimensionamento scolastico per il territorio di Casoli? Quale sia stato l'iter procedurale che ha reso caso di scenario della possibile realizzazione di un istituto omnicomprensivo? La legge di bilancio ha previsto che per il 2021-2022 il numero minimo di 600 studenti, 400 nelle piccole isole e nei comuni montani che le scuole devono raggiungere per avere un proprio dirigente scolastico con il DSGA, è stato ridotto rispettivamente a 500 e a 300 studenti. Secondo questa traiettoria di regolamentazione, ci sono evidenze numeriche che possono giustificare eventualmente la creazione di un omnicomprensivo qui a Casoli nel breve termine? E se anche il limite numerico dei ponesti a favore di una scelta di dimensionamento scolastico, perché non si è portati ad andare oltre i numeri, mostrando magari una sensibilità più accorta ai intrise di progettualità in inserimento valoriale come quello della scuola, diversificando e non standardizzando? Quali sarebbero i vantaggi e le criticità per l'intera comunità casolana qualora si profilasse la realizzazione di un omnicomprensivo? Si è considerata la compromissione e la compressione dei livelli di partecipazione ad altri circuiti affini a quello della scuola, come per esempio attività commerciali, di ristorazione e di servizi alla persona, che si alimentano anche per il flusso e per l'afflusso sul territorio di caso di diversi operatori che ruotano attorno alla presenza di due istituti scolastici di diverso indirizzo e vocazione? È stata una scelta iniziativa condivisa con i profili istituzionali che maggiormente sono in grado di descrivere i bisogni dell'utenza scolastica, oppure si è trattato di un calcolo ragionieristico? Perché un servizio di così imponente rilevanza, quale quello dell'istruzione, è stretto nella mostra di un ripensamento proprio adesso che il PNRR dà vigore a manovre di valorizzazione nell'ambito educativo e formativo attraverso la destinazione di risorse finanziarie di elevato tenore da destinare, per esempio, all'edilizia scolastica? Perché nelle sedi che contano non si discute sulla necessità di veicolare fondi e somme che diano nuova linfa al tessuto scolastico di Casoli, anziché pensare di calibrare la mission che la stessa scuola, con coraggio e dedizione, qualità proprie di chi vi opera in essa, e fonde e diffonde in un contesto di non facile affermazione come quello delle aree interne? In un momento di fragilità e di disorientamento comportamentale come quello che viviamo oggi, l'istruzione scolastica, concepita come veicolo di diffusione di affermazioni di valori quali il rispetto della persona e della solidarietà, non può essere sostanza di slogan elettorali, ma deve rappresentare la vocazione, la missione e l'anima di un corpo amministrativo che ha il dovere morale di favorire la crescita e l'espressione della personalità di ogni giovane, attraverso percorsi di sostegno strutturale, di tutela e di valorizzazione degli stessi istituti scolastici,
al fine di facilitare il rilevante compito di edificare il bisogno il profilo cognitivo delle nuove generazioni. Per il ruolo istituzionale che noi consiglieri abbiamo il dovere di esercitare, quale quello di favorire un'analisi critica su temi di cruciale importanza per la comunità e per l'indirizzo di sollecitazione che appello alla riflessione ponderata, attenta e trasparente, che in questo caso è doverosa, chiediamo una risposta completa, strutturata e urgente a quanto sopra indagato. Sono abituata a leggere. Posso, Presidente? Prego, Sindaco, per la pratica. Allora, effettivamente sì. È acceso? Sì. Allora, grazie consiglieri, grazie Presidente e a tutti i consiglieri. Effettivamente è stato molto meglio leggerlo, aveva ragione Assessore De Petra, perché è molto più corposo l'interrogazione. Io su questa cosa vi anticipo che a fine riunione avrei chiesto la possibilità di fare la conferenza dei capigruppo, proprio anche per entrare nel merito delle situazioni e dei camminamenti che sono in corso da realizzare. Io direi, strutturiamo, se vogliamo fare una cosa corretta, concreta ed efficace, sia importante strutturare l'iter formativo decisionale, che è un iter prettamente provinciale, dall'iter entrando nel merito dei pro e dei contro, direi a dottoressa Di Marino, che è delegata all'istruzione, di fare lei l'intervento sotto quell'aspetto che è ricompresa nell'interrogazione. Allora, per quanto riguarda l'iter ogni anno si parla di dimensionamento scolastico nell'intero territorio della provincia di Chieti e di tutte e quattro le province, quindi del territorio regionale. Come si è strutturato quest'anno l'iter formativo del dimensionamento scolastico? La Regione Abruzzo ha convocato un tavolo interistituzionale tra le quattro province e tutte le parti interessate, quindi dirigente, direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'assessore all'istruzione della Regione Abruzzo e tutti gli altri componenti. A quell'iter la provincia di Chieti, e nella mia persona in qualità di consigliere delegato, ha prospettato l'ipotesi di rinviare tutto all'anno prossimo, e ci sono i verbali, si possono tranquillamente verificare quant'altro. In quella stessa seduta, da parte dell'assessore regionale all'istruzione, devo andare più piano, non si vede più piano, e da parte della direttrice dell'ufficio scolastico regionale, c'è stato un forte richiamo al bisogno di portare dei dimensionamenti scolastici ed entrare nel merito. In parole povere, ragazzi, dovete lavorare, anche in questo caso, come non ci tiriamo indietro nel lavorare, abbiamo immediatamente convocato il tavolo tecnico provinciale, che è un tavolo consultivo formato dal delegato della provincia di Chieti, dall'ufficio scolastico provinciale, dai vari sindacati che rappresentano le varie sigle sindacali. Questo è avvenuto il 16 novembre corrente mese. A questo tavolo si è parlato di diversi emendamenti di tutta la provincia di Chieti e nello specifico anche prendendo spunto, guardi, ce l'ho ancora segnato, perché dall'ufficio scolastico, dal delegato dell'ufficio scolastico che ha parlato, noi dobbiamo ragionare per rendere le scuole stabili in prospettiva. Questo è stato il termine fondamentale. Io personalmente vi ho detto proprio testuali parole che sono registrate, perché c'è la registrazione di questo tavolo tecnico provinciale, che è un tavolo consultivo, e ho detto, io assumendomene la paternità di quello che dico, ho prospettato che cosa sta succedendo nell'ambito del territorio di riferimento, che è il comune di casa e quindi di tutto l'entroterra e quant'altro. E che cosa, e questa cosa l'ho detta ad un tavolo di esperti, di persone che lavorano su questo campo da tantissimi anni. Io personalmente mi interesso da 2 anni e mezzo, quindi ho chiesto loro, guardate, io vi espongo questa situazione.
Che cosa ne pensate? Quali possono essere delle scelte, degli obiettivi da raggiungere, sempre in ragione di rendere le scuole stabili in prospettiva? Questo era il motivo fondamentale. Al che ho detto, a livello di nascite vi è un trend negativo che è riscontrato dall'anagrafe dei vari comuni del nostro territorio di riferimento. Vedasi Rocca Scalegna, vedasi Torricella, vedasi Casoli. Adesso non ho portato i numeri perché non lo sapevo di questa cosa, ma si possono riscontrare tranquillamente. Allo stesso tempo vi è un calo degli iscritti, sia per quanto riguarda l'istituto superiore, ciclo di studi del ciclo superiore, ma anche per quanto riguarda l'istituto delle elementari e medie e dell'infanzia. Quindi ho detto, cosa ne pensate? Quali potrebbero essere le prospettive? Qual è l'accadimento, non oggi, non domani, ma negli anni? Quali potrebbero essere le scelte future che possono prospettarsi per il nostro territorio di riferimento? Ho guardato un po' oltre i camminamenti normali per capire cosa potesse succedere in particolar modo a caso nel nostro territorio. Anche hanno preso la parola i vari esperti esponenti, si è discusso e tra le varie proposte sono uscite queste. C'è una prima proposta che, in ragione di questi numeri, a distanza di un anno, due anni, tre anni, vi sarà un sottodimensionamento dell'istituto Algeri Marino. Questo sottodimensionamento significa, in sintesi, che la scuola sottodimensionata non può avere un dirigente e non può avere un DSGA, sarebbe il segretario della preside, come chiamavo io quando andavo a scuola. In questo caso ci deve andare un dirigente a scavalco, quindi Casoli dovrebbe avere come istituto superiore un dirigente a scavalco. Quali sono le prospettive? Che per dimensionarla, poi questa scuola, ribadisco, oggi non c'è questo problema perché c'è una deroga che consente ai comuni montani, e noi come caso siamo comuni parzialmente montani, quindi ricompresi in questa deroga, a 400 alunni. Siccome Casoli ha 451 alunni le scuole dell'Algeri Marino, non è obbligato a fare questo percorso, è interno, obbligato, ma uno può fare anche delle scelte consone se reputa opportuno, ma lì era soltanto per conoscere gli intendimenti di questo tavolo che è consultivo e che doveva lavorare. Al che si sono prospettate queste ipotesi. Una prima ipotesi, se il caso viene sottodimensionata, viene o smembrata e quindi i vari percorsi di studio riferiti alle ragionerie, dove io ho fatto la scuola e sono molto orgoglioso di essere un alunno dell'Algeri Marino, la ragioneria viene accorpato per esempio con Lanciano, le professionali accorpate con Lanciano, lo scientifico, ragionerie e le professionali accorpate singolarmente, smembrate con Lanciano, quindi diventando caso una succursale di Lanciano, altrimenti potrebbe diventare un omnicomprensivo agganciato ad Atessa, oppure un omnicomprensivo agganciato a Guardia Greca, ma fino anche in altre, queste sono delle soluzioni. E si è parlato, quindi questa potrebbe essere una prima scelta da prospettare, anche io sono estremamente contrariato a una cosa del genere. Questa scelta di smembramento dell'istituto Algeri Marino sicuramente non può essere, e credo che conveniate tutti con me, una scelta neanche pensabile, se non astrattamente fattibile. A questo punto, sempre nella storia di questo tavolo tecnico, perché ci sono persone che hanno vissuto negli anni questi componimenti di dimensionamento, si è detto nella realtà circostante di caso, ritroviamo l'istituto omnicomprensivo di Atessa, che è stato fatto qualche anno fa e che ricomprende circa forse 1400-1500, adesso non vorrei dare un dato certo, però e che anzi abbiamo la fortuna di avere la dirigente che è l'ex assessore del Comune di Caso, la professoressa Angela Disponibile, con cui abbiamo anche rapporti costanti, continuiamo a avere rapporti costanti, con cui mi sono anche rapportato e raffrontato a titolo personale, se ben chiaro, oppure Guardia Greca, che si è fatto un nome comprensivo. Quindi tecnicamente, strettamente, probabilmente la scelta più opportuna sarebbe quella di fare un omnicomprensivo a Casoli. E questo omnicomprensivo potrebbe essere sia
mettendo assieme tutte le scuole di caso e potenzialmente Palombaro aggregando la Palena, se non anche Altino aggregando la Tornareggio, ma sono scelte che non dobbiamo fare assolutamente noi, sono scelte che si sono fatte, sono scenari futuribili che vanno al dimensionamento dei tavoli opportuni. L'altra posizione poteva essere quella di lasciare tutto così com'è, aspettare che la Gerimania divenga sottodimensionato e di conseguenza pensare successivamente a quello da farsi, o comunque dare delle appetibilità aggiuntive alle iscrizioni, ma queste devono essere fatte sia per l'Angelo Marino che per il De Petra. Le nascite sono quelle, non è che al momento possiamo cambiare questa cosa. Poi è stato chiesto se c'è una terza ipotesi, portiamolo sul tavolo della discussione, ma ovviamente la terza ipotesi non è uscita. Anche l'ufficio scolastico regionale ha detto, ma guardate, potrebbe essere una cosa condivisibile. Io ho detto, dottoressa, io non parlo a nome del territorio, parlo come consigliere delegato all'istruzione e che vi ho chiesto che cosa succede a questo territorio che conosco meglio di altri e giustamente lo conosco meglio. E anche ho detto, è necessario convocare, ma come è il tavolo così, convocare i sindaci dei territori di riferimento, in particolar modo Casoli, Altino e Palombaro. La coincidenza che io fossi anche sindaco di Casoli non è che era, più le dirigenti, quindi la dirigente del De Petra e la dirigente della Gerimarino. La settimana successiva immediatamente si è fatta questa convocazione e si è fatto il tavolo tecnico provinciale, che è un tavolo consultivo. Questo tavolo, dopo ampia discussione, ed è lunga, non ripeto un po' tutte le posizioni, io ho chiesto ovviamente di fare sintesi, perché il parere bisogna portarlo alla CPO, che è l'organo che decide, che è composta dei 104 sindaci della provincia di Chieti più altre figure. Nella votazione io avevo detto, si è fatta la votazione, fondamentalmente il parere era più o meno uguale, 60%, 40%, 55%, comunque ho detto rifacciamo il conteggio, e uscivo. Io ho detto non dobbiamo portare la proposta a maggioranza dei presenti, anche perché è un parere consultivo, non è che questo parere è vincolante, è consultivo, vorrei spiegare questa cosa, perciò la voglio rimarcare. Se fatto il conteggio era 6-6 e mancava il voto della provincia di Chieti. Il mio voto ovviamente è favorevole, non mi comprensivo, perché reputo che sia la scelta migliore, e soprattutto anticipando i tempi, perché non è che dobbiamo subire le cose che ci accadono, ma dobbiamo essere noi ad autodeterminarci e a dare i componimenti giusti per tutelare l'istruzione, la scelta dell'istruzione su tutto il territorio di Casoli e dintorni. Ma io non ho voluto fare la scelta di forza e quindi portare soltanto quella proposta, ho detto le due proposte saranno tutte e due portate al tavolo della CPO. La CPO adesso deve essere riconvocata, si devono esprimere i consigli di istituto, si devono esprimere le scuole, i comuni, per dare i loro pareri, che poi saranno portati all'attenzione della CPO, e la CPO dovrà votare su questo punto. Io la stessa proposta l'ho portata anche per Chieti, quindi non è che ho fatto due pesi due misure, ho fatto la stessa cosa, sia ben chiaro. Dopodiché bisogna ritornare al tavolo tecnico interistituzionale, dove la regione potrà fare le proprie scelte. Vi faccio un'ultima cosa che vi dico, che nel passato dimensionamento si è costituito l'omnicomprensivo a San Salvo, che si trova sul mare, come sappiamo molto bene, che è una città di circa quasi 20.000 abitanti, che del resto, a differenza nostra, che siamo poco più di 5.000 abitanti, hanno preferito fare un omnicomprensivo e non portare le scuole di San Salvo sotto a Vasto come istituti di scuola. Questi hanno fatto una scelta loro, ma ognuno può fare come meglio crede, io sto esponendo soltanto dei fatti. E l'ultima cosa che vi dico, tanto per avere contezza di tutti, è che
L'obbligo preventivo fatto da Tessa si è fatto con un componimento di cittadini potenziali di circa 10.000 abitanti e a Guardia Grele pressappoco la stessa cosa. Quindi questi sono nello scenario qual è il componimento, qual è l'iter e quello che si sta andando ancora avanti. Non è che oggi si definisce qualcosa, chiaramente se guardiamo in prospettiva nel futuro dobbiamo a mio avviso lavorare affinché Casoli possa dare un'offerta formativa che vada dalla scuola dell'infanzia fino ai suoi superiori con la massima capacità e professionalità possibile. E adesso voglio proprio ribadire davanti a tutti voi, ma qui ne sono certo di avere l'unanimità dei consensi su quello che dirò adesso, noi abbiamo la fortuna di avere due istituzioni superiori quali il De Petra e l'Algerimarino che sono delle eccellenze che ci invidiano in tanti per le capacità di didattica, di apprendimento e di sviluppo dei nostri ragazzi, perché tutti i ragazzi, la stragrande maggioranza dei ragazzi che escono dal De Petra e vanno nei studi superiori, sia che siano di caso o di altri territori, fanno la loro figura. I ragazzi che escono dall'Algerimarino trovano immediatamente lavoro e qua ne abbiamo anche, guardi, io ho fatto le ragioni, se non sbaglio il consigliere Agnelli è stato alunno delle professionali e lavora brillantemente dimostrandosi una persona molto preparata, quindi e questo è il componimento. Io cederei la parola alla dottoressa Di Marino che potrà integrare sicuramente se volete per la parte di cui io non ho parlato, soprattutto prettamente tecnica che è stata richiamata nell'interrogazione. Allora, innanzitutto ringrazio per la definizione dei contorni, maggior chiarezza serve sicuramente a capire. Poi rispetto a quanto detto ho qualche osservazione, ma semplicemente per poter meglio delineare e definire, quindi spazzare via tutti quei dubbi che forse in questi ultimi giorni hanno creato un po' di divergenze, un po' di fraintendimenti. Poi ovviamente non so se è previsto dal solo dal regolamento, ma non mi occorre mai a poter sentire un ulteriore parere, tanto più sia di competenza che di esperienza, quale quello del consigliere. Ma no, quindi per me maggiori informazioni abbiamo e più quadro chiaro, non ho nessun tipo di problema ad ascoltare. Se è previsto, cioè non vorrei andare contro un dispositivo di regolamento. Il consigliere Di Marino può, insomma, il suo intervento rientrerebbe comunque nella risposta, fa parte comunque della risposta alla vostra interrogazione. È solo un corredo di informazioni tecniche alla risposta che ha dato il sindaco. Quindi può parlare, consigliere. Grazie. Allora, io aggiungo, mi sa che questo non si è acceso. Sì, si è acceso. Allora, io do una risposta per completare sull'aspetto didattico, diciamo, no? Dell'omnicomprensivo. E parto da una riflessione per fare questo. Qui a Candoli è successa un po' la stessa cosa circa 20 anni fa, quando la scuola del mercato aveva 270-280 alunni e la direzione didattica ne aveva 840. C'era la possibilità di accorpare la scuola media con Casa San Martino. L'allora amministrazione, che è la provincia e poi la regione invece, hanno deciso di fare il comprensivo che, ripeto, 20 anni fa era un'istituzione del tutto nuova, è stato il terzo omnicomprensivo d'Abruzzo, perché l'omnicomprensivo legalmente è nato nel 2011, mentre prima era a livello più sperimentale, però potevano dar vita ai comprensivi. Per cui è già un qualcosa che abbiamo sperimentato come processo, ok?
Questo per dire che cosa? Che può far paura il fatto di vedere dei ragazzi di varie età messi insieme. Era un po' la stessa cosa a loro, mettere insieme una scuola che per tradizione era della materna, dell'infanzia e della primaria, con la scuola media, allora com'è. Adesso la cosa con l'unico comprensivo si estende chiaramente, perché si aggregano anche i ragazzi del secondo ciclo, perché le scuole del primo ciclo hanno sforzato infanzia, elementare e media, ok? Quali sono un po' i punti forti e i punti deboli? Allora, partiamo dai punti forti. La possibilità di poter coordinare l'offerta formativa interna degli istituti, come è successo nel comprensivo. Un pochino più piano, perché prima di o gli interventi poi me li farete avere con più circostanze. Cioè, essendo un argomento sentito, dibattuto, è giusto che vengano date le risposte più opportune possibili, cioè più ampie possibili. Quindi vi invito, se volete, altrimenti io quello che cerco che riesco a verbalizzare. Guarda, se l'età, allora Anna c'ha tutto scritto, lasciare tranquillamente scusate, io vi invito, quando qualsiasi consigliere ha qualcosa di scritto, lo può anche dire. Lo puoi lasciare poi la... Ma c'è una copia, sindaco, sì. Non è che me lo tengo in casa. Anzi, c'è pure in Word, quindi è pure più comodo. Posso anche scrivere, non è che mi pensa. Quindi allora va bene, sta a posto. Ok. Quindi dicevo, la possibilità di coordinare l'offerta formativa tra il primo e il secondo ciclo, sempre in riferimento alle indicazioni nazionali del primo ciclo e del secondo ciclo, chiaramente. Poi, il potenziamento della continuità metodologica e didattica e maggiormente dei processi di orientamento dei ragazzi, che noi sappiamo benissimo che il processo di orientamento va da 3 alla vita intera. L'utilizzo condiviso degli spazi laboratoriali, e sappiamo che gli istituti superiori hanno spazi laboratoriali innovativi che invece un istituto comprensivo purtroppo non ha ancora. L'arricchimento delle risorse umane di docenza e nello stesso tempo anche l'interazione efficace tra i diversi soggetti con possibilità addirittura di prestito professionale delle competenze. E questo fa parte della flessibilità che c'è data dall'autonomia. L'opportunità per gli alunni e le famiglie di rimanere, di scegliere se rimanere sul proprio territorio oppure andare fuori, e la rivitalizzazione, la rivalorizzazione in questo senso del proprio territorio, come dicevi giustamente tu prima, no? Cioè il commercio, eccetera, eccetera. Cioè i ragazzi rimangono sul nostro bacino, non vanno fuori. E la convergenza della sede di presidenza come nello stesso comune, perché ci sono già 2 scuole, quindi rimarrebbe una sola sede di presidenza con DS e DSGA e poi con tutta la segreteria. Chiaramente. Qual è il punto debole? L'aumentata complessità, sicuramente. Però l'aumentata complessità è di tipo gestionale e noi sappiamo benissimo che la gestione dell'istituto spetta al dirigente scolastico, che nel momento in cui supera il concorso è chiamato a saper gestire sia la scuola del primo ciclo che quella del secondo ciclo. Ok? Quindi, per quanto riguarda l'offerta formativa, rimane sempre il collegio dei docenti, l'organo tecnico che è preposto a decidere sull'offerta formativa, per cui non cambia nulla nemmeno qui, cioè nel senso che il collegio dei docenti, se fa delle scelte formative sempre sulla base di indicazioni nazionali, in riferimento alle indicazioni nazionali, le potrà continuare a fare tranquillamente per il proprio ordine di scuola e quindi appannaggio, ripeto, del collegio dei docenti. Quindi sotto questo aspetto non ci sono grosse problematiche per i ragazzi, cioè quello che voglio dire, i ragazzi, gli alunni non subiranno nessun tipo di non cura nei loro confronti, assolutamente, anche perché sappiamo benissimo che la qualità dell'offerta formativa la dà
la danno i docenti, cioè quelli che si occupano poi dei bambini. Il dirigente dà le indicazioni, dà le direttive, fa sì che si stia all'interno della norma, della legge, come quindi guida il collegio, ma chi fa le scelte è il collegio dei docenti. Non so se sono stata chiara. Ovviamente ringrazio anche il consigliere Di Marino per avermi esplicitato una componente che comunque era particolarmente delicata, che è un po' sottolineare di un grande merito, perché ovviamente le famiglie tendono a pensare quelli che sono i loro bisogni. Io sarò breve, sicuramente non sarebbe mai stata nostra intenzione entrare nel merito di competenze e di, come posso dire, di appartenenze, di indirizzi strettamente didattici, pedagogici, perché ovviamente ognuno sa più che farà al meglio il proprio mestiere. Ovviamente, essendo una questione che è saltata ed è rimbalzata su ogni tipo di tavolo, era necessario in qualche modo cercare di fare chiarezza, perché se non la questione non viene definita al meglio, si insinua il dubbio, si insinua l'incertezza, si interpreta in diverso modo. Mi sembra di capire che se è ancora valida la proposta del sindaco di istituire un tavolo di anticonsultivo attraverso la conferenza di capigruppo, sarebbe sicuramente un'ottima strategia per rimanere tutti sintonizzati rispetto a quelle che poi saranno le ulteriori dinamiche riguardanti l'iter, anche perché mi sembra di aver capito che nulla è stato deciso, la questione è completamente aperta. Saranno o i numeri a definirlo oppure delle scelte anticipatorie che la cui competenza non penso che spetti al sindaco di Casoli, ma è sicuramente della provincia. Però noi ci sentiamo di voler essere sicuramente informati e consultati nei limiti del peso dei nostri pareri, ovviamente, su quello che sarà il proseguo della situazione. Grazie consigliere Giuliani, se il sindaco vuole replicare in chiusura, perché già siamo andati anche un pochino oltre tra l'interrogazione, la replica e poi eventuale replica, quindi se vuole Presidente, brevissimo, proprio perché sono molto contento di questa interrogazione, non vi nascondo. Ci fa molto piacere e a margine del consiglio ci mettiamo d'accordo per convocare la conferenza di capigruppo con il presidente, diciamo un giorno che va bene ad entrambi e faremo la conferenza. Bene, allora passiamo al primo punto all'ordine del giorno, le comunicazioni da parte del sindaco. Prego sindaco. Allora, le comunicazioni sono che ho conferito le deleghe ai consiglieri comunali. Che è successo? Ah, no. Spenda adesso. Sì, piano. No, si piano quando devo scrivere io, adesso lo so che cosa c'è da scrivere. Al microfono, fai il microfono. Per parlare al microfono. Forse sta sempre bravo il microfono. Allora, delega di funzione ai consiglieri comunali. La delega al signor Candeloro Carmine Gildo, attività di studio e compiti con collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari nelle seguenti materie: gestione e manutenzione del patrimonio e del territorio. Quindi questa è una prima comunicazione al Consiglio. Poi la delega al consigliere Di Marino Anna, istruzione, formazione professionale, semplificazione, innovazione, accesso alle risorse strategiche dell'Unione Europea. E al consigliere Pietro Paolo Federico nelle materie associazioni, eventi e sport. Poi devo comunicare la delibera numero 117 del 19 novembre del 2021. Di dare atto che quando è deliberato il Consiglio Comunale con deliberazione 135 del 30/12/2020 in ordine al piano di revisione ordinaria delle società anno 2019 registra il seguente stato di attuazione esplicitato anche nella legata scheda, giusta misura camerale agli atti di questo ente. La ISI SRL risulta cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio e Industria Artigianale di Cultura di Chieti Pescara in data 30 luglio 2021.
Un'ultima comunicazione è quella che domani parteciperò al tavolo Salus et Spes convocato dal prefetto, perché vi è un nuovo aumento dei casi di contagio del Covid e quindi sono stato convocato proprio per attenzionare a questa situazione. Ad oggi abbiamo nei dati ufficiali, come ogni caso, ne abbiamo 10 persone contagiate, ma che sono numeri che stanno crescendo. Grazie Presidente. Grazie a lei Sindaco. Allora, secondo punto all'ordine del giorno, lettura ed approvazione verbali precedenti sedute. Se non ci sono osservazioni, se ci sono osservazioni vi prego di di esprimere, altrimenti se non ci sono osservazioni al riguardo possiamo dare per approvato il verbale della seduta precedente. Passiamo al terzo punto, indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Prego Sindaco, penso che vi tocchi la parola. Sì. Accendere. Quindi allora proponiamo l'attenzione di questo Consiglio Comunale libera al fine di definire come segue gli indirizzi cui il Sindaco, ai sensi delle disposizioni legislative richiamate in premessa, deve attenersi nella nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, tenendo conto anche di quanto disposto l'articolo 27,2 del vigente statuto comunale. Noi comunque non dobbiamo nominare nessuno, però gli indirizzi per la nomina e la designazione sono: per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi, al nominato designato è chiesto di possedere eseguiti i requisiti per la eleggibilità consigliere comunale, non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione contemplate dall'articolo 64 della 267, possedere una specifica competenza tecnica amministrativa per studi compiuti, ovvero per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, ovvero per uffici pubblici ricoperti. L'atto di incarico del sindaco dovrà recare, seppur succintamente, la motivazione della scelta in relazione al tipo di organismo in cui l'incaricato dovrà operare. Non aver già ricoperto per 2 mandati consecutivi incarichi di rappresentanza del comune presso enti, aziende e istituzioni. Non ricoprire contestualmente il carico di rappresentanza del comune in più enti, aziende e istituzioni. E poi sono indirizzi per la revoca. Ribadisco, non abbiamo nessuno da nominare, ma questi sono. È un atto dovuto che dobbiamo portare all'approvazione del Consiglio Comunale. Finito, Presidente. Bene. Procediamo alla votazione. No, senza senso. Okay. Scusate. Abbiamo semplicemente chiesto se fosse stato necessario fare comunque delle nomine per il comune, ma in questo caso ci ha anticipato la risposta, quindi anche sono intervenuto da parte nostra. Grazie mille, scusatemi ancora. Allora, adesso possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Contrari? E astenuti? Non ci sono. Ok, unanimità. Sì, lo so. Ok, consiglio approva all'unanimità. Quarto punto all'ordine del giorno, elezione della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Ok, la parola al sindaco. No.
richiama l'attenzione del Consiglio di costruire la commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari ai sensi della legge 287 del 51, con la seguente composizione. La composizione è fatta dal Presidente, che è il sindaco delegato, e più due consiglieri che bisogna eleggere, che sono uno della maggioranza e uno della minoranza. Quindi, segretario, possiamo procedere. Sì, praticamente sono i consiglieri più votati, quindi... prima gli scrutatori che provvederanno poi a distribuire, bisogna disegnare tre scrutatori, sì. E quindi vorrei il consigliere Carafa, Pietro Paolo e Danieri, che sono le persone sedute insomma nei primi dei tavoli, quindi è più facile per loro uscire. E quindi il Carmine può cominciare a distribuire i biglietti con quella cosa da una corretta.7 voti per Pietra, 4 per Giuliani e 2 per Di Laura. Posso togliere? Sì, sì. Ok, grazie. Perché la condizione
come si unirà tra due anni, anni dispari, anzi gli anni dispari. Questa è una osservazione, visto che non c'è la votazione, quindi va bene, nel senso che quella parese possiamo andare avanti. Va bene, allora, quinto punto all'ordine del giorno, conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Allora, sindaco, prego. Allora, portiamo l'attenzione a questa proposta che credo sarà. Sindaco. Portiamo attenzione al Consiglio questa proposta che sarà condivisa immagino da tutti, ovvero sia il conferimento di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Alla fine della guerra molti dei corpi che furono trasferiti nei cimiteri militari rimasero senza nome. 60.000 sono infatti indici ignoti che riposano nel sacrario militare di Re di Puglia. A guerra finita, ogni nazione vuole onorare simbolicamente la memoria dei propri caduti ignoti attraverso un monumento eretto al ricordo del sacrificio di tali uomini scomparsi e che pur fecero la storia dell'Europa del XX secolo. In Italia fu il colonnello Due a suggerire nell'agosto del 1920 la sepoltura del Milite senza nome nel Pantheon, edificio dedicato alla sepoltura dei reali d'Italia, quasi a volerne dimostrare il pari prestigio e le pari nobiltà. La proposta fu accettata l'anno seguente. Infatti il Parlamento del Regno d'Italia promulgò la legge dell'11 agosto del 1921, la 1075. Ma al posto del Pantheon per la sepoltura fu indicata l'altare della patria. Nell'ottobre del 1921 vennero scelte delle salme dei soldati senza nome provenienti dai cimiteri di guerra o dai luoghi di battaglia dove i combattimenti erano stati più cruenti. Le bare, tutte identiche e perciò non distinguibili, furono trasferite prima a Udine e poi alla Basilica di Aquileia. Qui, rivestite dalla bandiera tricolore, poco prima della scelta, furono ulteriormente spostate fra loro per garantire l'assoluta imparzialità nella scelta rispetto alla loro zona di provenienza. Tenuto conto che il sacello del Milite Ignoto è diventato negli anni lo scenario di cerimonie ufficiali che si svolgono annualmente in occasione dell'anniversario della Liberazione d'Italia, 25 aprile, della festa della Repubblica 2 giugno e della giornata dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate 4 novembre, durante le quali il Presidente della Repubblica Italiana, nei medesimi cariche dello Stato, rendono omaggio al Milite Ignoto con la deposizione di una corona da loro ricordo dei caduti e dei dispersi italiani in tutte le guerre. Evidenziato che il motivo del suo spiccato simbolismo risiede nella transizione metaforica dalla figura del soldato a quella del popolo e infine a quella della nazione, questo passaggio da concetti sempre più ampi e generici è dovuto ai tratti indistinti del militare. Negli anni, pertanto, quel Milite spogliato da un tragico destino dell'identità personale, sublimazione del sacrificio individuale in difesa della nazione del popolo italiano, rappresenta l'emblema del valore dei combattenti della guerra, grande guerra del 15-18 e successivamente di tutti i caduti per la guerra. Preso atto che in occasione del centenario della transazione del Milite Ignoto all'altare della patria, Roma, 4 novembre 1921, il gruppo delle medaglie d'oro al valore militare d'Italia, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'ANCI, ha avviato il progetto Milite Ignoto Cittadino d'Italia per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i comuni italiani, segnalato a tutti i comuni dall'ANCI con nota del 3 marzo e 6 settembre 2020. Considerato che il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto riveste un'elevata valenza simbolica, con la quale, al di là delle appartenenze politiche, si ribadisce il senso di appartenenza di tutti gli italiani alla comunità nazionale, lamentando le sofferenze inflitte alla popolazione causate dalla guerra mondiale che hanno segnato il secolo scorso, il conferimento della cittadinanza onoraria al Ignoto vuole rappresentare il segno dell'identità nazionale, il cui ricordo, unitamente a quello di tutti coloro che misero la propria vita al servizio dell'Italia, deve essere un monito per le future generazioni, affinché i principi cardine del nostro Stato di diritto, libertà, democrazia e pace non siano percepiti quali meri concessioni, ma quali valori da difendere giorno per giorno. Evidenziato che il gruppo delle medaglie d'oro al valore militare, con un comunicato del 4 novembre del 2021, ha segnalato la prosecuzione della fase di attuazione del progetto Milite Ignoto Cittadino d'Italia fino al 2 giugno 2022, ritenuto pertanto di aderire alla detta iniziativa promossa
Si delibera, si chiede di deliberare quindi un voto favorevole all'unanimità da parte di tutti di aderire all'iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al mio impegnato promossa dal gruppo delle medaglie d'oro al valore militare d'Italia in collaborazione all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia ANCI, di conferire pertanto la cittadinanza onoraria del comune di Casoli al mio impegnato che riposa nel sacello dell'altare della patria di Roma, di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Grazie Presidente. Ci sono interventi a riguardo. Prego, consigliere Massani. Buonasera a tutti. Devo premettere che il gruppo nostro voterà a favore, per cui il voto è scontato, anche se io personalmente ero stato tentato di votare contro, ma non già perché io non porto rispetto alla figura di Impegnato. Tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per un ideale, per la propria patria, per un sentimento condiviso nell'ambito di una comunità, hanno tutto il mio rispetto. Io ho due obiezioni da fare. La prima è di carattere politico generale, perché mi sembra la proposta fatta dall'ANCI, dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, una proposta ipocrita. L'altare della patria fa parte della simbologia guerriera dell'Italia, si celebra comunque un soldato che è morto in una guerra che è stata combattuta sì per raggiungere l'unità d'Italia, ma nella quale sono stati recuperati anche territori e terreni che facevano parte dell'impero austro-ungarico, non ultimo il porto di Trieste, per cui è stata non una guerra di difesa ma anche una guerra di invasione. E questa Italia che nella propria Costituzione ripudia la guerra nell'articolo 11 la vedo un po' in contraddizione nel celebrare il milite ignoto. Il milite ignoto poi è un milite sicuramente italiano e la sua salma doveva essere sepolta all'interno del Pantheon. Fu rifiutato all'interno del Pantheon, ma non già per umiliarlo come accadde con Garibaldi, che no? Nessuno voleva a fianco ai re, essendo Garibaldi un massone repubblicano, ma per rivendicare l'aspetto proletario del soldato che era morto per la patria e metterlo all'interno di un monumento che celebra solo ed esclusivamente Vittorio Emanuele II, re d'Italia. Si chiama Vittoriano perché è dedicato a Vittorio, così come l'epoca vittoriana è dedicata alla regina Vittoria. Polietnicamente D'Annunzio, che aveva dato il nome Milite Ignoto, creò il Vittoriale perché la vera vittoria era stata conclusa a Fiume. Quindi il Vittoriale dedicata alla vittoria, alla via vittoria, quindi Vittoriale, si è dedicato al re Vittorio. Quindi questo povero soldato, che poi non è ignoto, ma è sicuramente un milite italiano, perché ci fu un escamotage, non è vero che questa signora che fu chiamata a scegliere dalla lista di Solso una delle 11 pare, aveva avuto la fortuna nella disgrazia di poter seppellire il figlio in un cimitero. Ma questo cimitero poi fu bombardato, per cui le salme non erano più riconoscibili, i tumori non erano più riconoscibili e vennero scelti i resti che probabilmente saranno appartenuti anche a cadaveri diversi da mettere in 11 pari. E questa signora scelse, quindi si tratta sicuramente di un militare italiano. Questo per quanto riguarda l'aspetto politico generale, ma per quanto riguarda l'aspetto particolare della cittadinanza onoraria al milite ignoto, io non so esempio, io purtroppo sono vecchio, con mio nonno che è stato cavaliere di Vittorio Veneto, è stato sul Piave, è stato sul Monte Grappa e per fortuna ha riportato la pelle a casa. Ma a Casoli ci sono anche dei militi noti che sono ricordati e il cui nome è riportato sul monumento ai caduti, che mi sembra più un orinatoio pubblico che non un monumento
che celebri la memoria. Quindi abbiamo rispetto anche dei diritti noti di coloro che sono morti combattendo, che sappiamo benissimo che probabilmente ognuno di noi ha un antenato in queste figlie. Quindi benissimo, cittadinanza onoraria al diritto ignoto, ma rispettiamo anche i diritti noti. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ulteriori interventi? Non ce ne sono? Allora, se non ce ne sono, proseguiamo nella votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok, il consiglio approva all'unanimità. Sesto punto all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 113 del 15 novembre 2021, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo di legge numero 267-2000. Prego l'assessore De Petra, intervenire. Grazie Presidente, la delibera che sottopongo all'approvazione del Consiglio così come presentato è la numero della deliberazione di giunta comunale numero 13 del 15 del corrente mese. Con questa deliberazione sono state apportate delle variazioni d'urgenza al bilancio di previsione per l'annualità per gli anni 2021-2023. Le variazioni predette derivano dall'esigenza di scrivere il bilancio due finanziamenti che questo comune ha avuto per le scuole dell'infanzia di Via Rame e di Guarena Nuova. Abbiamo avuto questi due finanziamenti per la scuola di Casa di 95.000 euro e quella di Guarena di 90.000 euro. E siccome bisognava rendicontare entro con una certa urgenza, si è deciso di adottare di giunta questa legge. E quindi la sottopongo all'approvazione del Consiglio. La stessa delibera ha avuto acquisito il parere favorevole sia del responsabile del servizio di ragioneria sia del revisore dei conti, e quindi sottopongo all'approvazione del Consiglio la seguente delibera, quella di ratificare la deliberazione di giunta comunale numero 113 del 15/11/2021 avendo ad oggetto variazione di vigenza del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 competenza e cassa. Grazie per questa disposizione per l'eventuale. Ci sono interventi a riguardo? Solo una precisazione. Prego, consigliere. È previsto anche la relazione di bilancio per la somma di 4.600 euro come contributo alle biblioteche per l'acquisto? Sì. Nella delibera ci sono diversi capitoli che sono stati tagliati. Allora dicevo, ho ricordato soltanto il finanziamento perché era la somma più importante, inoltre abbiamo avuto un finanziamento dal Ministero per l'acquisto di libri che utilizzeremo per la biblioteca comunale. Poi ci sono altre piccole voci, piccole somme che vanno soltanto a compensare dei capitoli, vari capitoli tra le entrate e le uscite. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, proseguiamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Non ce ne sono. Consiglio approva l'unanimità. Adesso dobbiamo votare per l'immediata esecuzione. Allora possiamo passare al settimo punto all'ordine del giorno, che è una variazione al bilancio di previsioni finanziarie 2021-2023, articolo 175,2 del decreto legislativo di legge numero 267 del 2000, applicazione avanzo di amministrazione.
Dico di nuovo l'assessore De Petra a prendere la parola. Grazie Presidente, in questo caso la delibera che portiamo direttamente in Consiglio Comunale perché occorre adeguare le nostre entrate in relazione alle maggiori attività di accertamento dei vincoli della TASI per l'annualità 2016 e quindi conseguentemente possono essere aumentate le previsioni di entrata relativamente ai capitoli in cui risultano maggiori somme già incassate e poi di poter destinare le economie di spesa scaturite dal non utilizzo degli stanziamenti previsti alla copertura delle spese che si rendono necessarie fino alla fine dell'esercizio. Siccome portiamo in entrata dell'adeguamento un maggior accertamento di IMU e di TASI, è necessario quindi adeguare anche il fondo crediti di dubbia esigibilità. E anche in questo caso abbiamo avuto pareri favorevoli sia del responsabile della ragioneria che del revisore e quindi la delibera che sottopongo all'approvazione è la seguente: di applicare per le motivazioni esposte in premessa al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 l'avanzo di amministrazione risultante dall'applicazione del rendiconto dell'esercizio 2020. Ed inoltre di dare atto dell'adeguamento del fondo di crediti di dubbia esigibilità previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione e ragioni delle nuove entrate di cui ho parlato prima. Quindi di approvare la presente delibera e inoltre chiedo con un'altra votazione stante l'urgenza di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. Nella variazione poi sono compresi degli adeguamenti dei vari capitoli, in modo particolare del personale, che sono delle entrate e delle uscite. Siccome questa è l'ultima variazione che l'amministrazione comune può fare entro il 30 e il 30 novembre, di solito si usa questa variazione per compensare un po' le somme che si trovano tra i vari capitoli. Comunque non ci sono grosse variazioni se non quelle che ho già ricordato. Ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari, astenuti, presumo non ce ne siano. Facciamo lo stesso, andiamo contrari, astenuti. E consiglio approvato, però, la eseguibilità. Adesso votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Consiglio approva. Andiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno. Realizzazione cappotto termico su edifici che aggettano su spazi pubblici a fine di usufruire dei bonus previsti dalla legge 17 luglio 2020 numero 77 di convenzione con modifiche del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34. Prego l'assessore De Petra. Grazie Presidente, la legge che lei ha ricordato è anche conosciuta come la legge del 110%, cioè perché questa legge ha previsto il cosiddetto super bonus, un'agevolazione che eleva al 110% la liquida detraibile per le spese sostenute che vengono utilizzate in un arco di tempo che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2022. Nell'ambito di questi interventi che la legge del legislatore a livello nazionale ha previsto c'è anche quello del cosiddetto cappotto termico. Cappotto termico che così si dà la possibilità di portare in operazione tutti quegli interventi che vengono fatti per adeguare un edificio, un condominio oppure una singola abitazione alle nuove normative e dare quindi la possibilità di un risparmio, energetico. Che cosa succede in molti casi? E abbiamo avuto delle richieste che questo rapporto termico può essere espletato sia all'interno dell'appartamento e dei condomini sia all'esterno. E spesso l'intervenendo all'esterno quindi c'è un ampliamento dell'edificio che va a cadere su una strada o su una pubblica piazza.
e quindi un po' tutti i comuni si sono chiesti come affrontare questa problematica e quella che può essere la soluzione. Nel nostro caso quindi si è pensato di dare la possibilità, rispettando determinati passaggi, di effettuare questi interventi rispettando, appunto, dicevo, i principi e limitando comunque la possibilità che nel caso di intervento di cappotto esterno occupando uno spazio pubblico sia considerato occupazione, appunto, di spazio pubblico, e abbiamo previsto che in questi casi non verrà applicata nessuna tassa. Quindi al fine di garantire un trattamento omogeneo delle richieste di privati si chiede di autorizzare in via generale la realizzazione dei cappotti termici spazi pubblici, a condizione che l'intervento dovrà essere preceduto da una adeguata analisi progettuale. Inoltre dovrà essere presentata una relazione illustrativa con particolare riferimento alla impossibilità di una soluzione alternativa che non interessi la strada comunale. Se questo non è possibile, bisogna seguire l'iter previsto e quindi dovrà essere richiesta un permesso a costruire, se del caso, o il deposito di una scia, di una gila o di una gila super bonus. Questi sono termini che riguardano un po' la procedura per ottenere questa possibilità, questa autorizzazione. Come ho già detto, l'occupazione di spazio pubblico non configura una situazione di usucapione, quindi con l'acquisto dell'area da parte del privato e il privato cittadino, ma l'area resta comunque pubblica. E quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio Comunale la seconda delibera di adottare i seguenti criteri generali che costituiscono specifico indirizzo per l'ufficio comunale preposto all'iter di autorizzazione e realizzazione di rapporti termici posti sul spazio pubblico. 1. Lo spessore massimo consentito è di 15 cm, compreso l'intonaci e di misura. Poi, il cappotto termico dovrà essere realizzato sull'intera facciata dell'edificio oggetto di richiesta. Dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità agli spazi pubblici o di uso pubblico, con particolare attenzione a non impedire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, ambulanza o altro, per rispettare la larghezza minima dei marciapiedi di almeno 90 cm. In caso di facciate prospettanti su strade o spazi pubblici prive di marciapiede, gli interventi saranno ammessi unicamente se mantengono dopo l'intervento una larghezza della strada di 2,75 al netto di entrambe le pareti prospicienti. L'occupazione dei cappotti termici, come ho già detto, a titolo gratuito, a fine di procedere, a fine delle procedure di concessione, la richiesta dovrà essere completata dalla seguente documentazione, come ho già detto prima, una relazione illustrativa con particolare riferimento all'impossibilità di una soluzione alternativa che non interessi la strada comunale. Restano ferme poi le eventuali autorizzazioni da altri enti proprietari dell'Estato, oltre che l'autorizzazione da parte del nostro comune. La concessione permanente dell'occupazione del suolo pubblico finalizzata alla regolazione degli interventi verrà rilasciata comunque a titolo gratuito. Chiedo infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4. Poi, segretaria, chiedo di rettificare un errore materiale che si è verificato, perché a pagina 4, parlando degli elaborati che bisogna aggiungere a quelli che di solito vengono presentati, si parla di un elaborato che deve essere presentato, un elaborato nel quale siano rappresentati il nome con consegna da parte del progettista dell'elaborato tecnico in bravimetria, sezioni e profili stradali contenenti tutti i dati metrici e raffronti con individui sulle larghezze delle strade, ma ci affetti di tutti gli aggetti di occupazione suolo pubblico presenti entro una distanza di almeno 20 metri. Questi 20 metri sono da considerare 10 metri. Come invece è ben riportato nella proposta di delibera, quindi nel dispositivo della deliberazione viene specificato che questi elaborati devono prendere in considerazione i 10 metri della strada.
quindi sono 10 metri che non vedi come erroneamente riportato nel preambolo della verità. Se ci sono domande sono a disposizione, grazie. Ci sono interventi? Prego, consigliere. Sì, la precisazione è stata fatta in fase di discussione, da questa incongruenza tra i 20 e i 10 metri. In più c'è, così a titolo conoscitivo, c'è una nota in cui si dichiara che questa condizione, che comunque è tutto lo pratico, vale pur in attesa che con provvedimento di consiglio sia adeguato e integrato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Sì. Giusto per capire questo passaggio, un regolamento che verrà adeguato ma necessariamente convergerà con questa condizione di titolo gratuito che stiamo qui predisponendo. Sì. Quindi non c'è il rischio che ci sia una discordanza. No. Cioè, siccome c'è stato un intervento del legislatore a livello nazionale che ha rivisto un po' le tariffe, sia dell'occupazione degli spazi pubblici, sia delle parti catastali, che abbiamo già parlato in questo consiglio comunale, quindi si è ritenuto opportuno precisare che resteranno comunque a titolo gratuito anche nel momento in cui verrà regolamentata l'intera materia per l'occupazione degli spazi pubblici. Questo era quel passaggio. Cioè praticamente quando, se vi ricordate, è stato approvato il regolamento sul canone unico, non ancora usciva questo sul cappotto, sì, sì. E quindi nel regolamento non è stato potuto inserire. Adesso invece c'è stata questa possibilità, d'altra parte è sempre il Consiglio che decide sulla gratuità o meno, ma nel caso concreto c'è il perché della gratuità, perché diciamo che i comuni che hanno già deliberato in tal senso hanno proceduto in questo, perché si dà priorità al risparmio energetico, difesa dell'ambiente e tutto quanto. Questa è la motivazione. Sì, esatto, questo è il motivo. Quindi diciamo, per poter tenere poi unito anche il regolamento sul canone, perché quello poi che rimane nel tempo, quindi andremo ad inserire, se vi ricordate, abbiamo inserito pure la gratuità dell'occupazione delle colonnine per le auto elettriche, per la fornitura di energia alle auto elettriche, e quindi anche questa è un'altra facoltà, quindi c'è una possibilità e il comune ha deciso di permettere. Altri interventi? Se non ci sono, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Consiglio approvato all'unanimità. Adesso votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Consiglio approvato all'unanimità. Alle ore 20:34 dichiaro chiusa la seduta consigliare. Grazie e buonasera.